Questa è Emma. Emma. No, no, spara, 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 spara. Suino, sei gente, questo è Vio, rieccoci qua con viso insanguinato, o meglio un nuovo episodio di The Quarry. Ci ritroviamo con Ryan dopo la fine del capitolo in cui ci ha spiegato come Laura e Max, che alla fine è vivo Max, non l'avrei mai detto, pensavo fosse morto nel prologo, invece si è salvato. Ci ha spiegato il precedente capitolo, se avete visto l'episodio precedente, ci ha spiegato di come Laura e Max sono scappati dal poliziotto che li ha rapiti, perché a quanto pare Max è diventato un lupo mannaro, è stato infettato dal virus o qualsiasi cosa fosse, dal morso di quel lupo mannaro che si trovava nello scantinato di Hackett's Quarry, che presumibilmente, anzi sicuramente era Chris, perché suo fratello ha affermato: ehi, sei stato tu a morderlo? Quindi adesso siamo alla caccia di Chris, in bocca al lupo, siamo alla caccia di Chris per curare Max. Dov'è Chris Hackett? Ah, tra l'altro Laura si è giocato un occhio. Grazie. Ragazzi, ha ammazzato Kaylee! Zitto. Ma ne abbiamo già parlato! E quindi? Era un lupo mannaro. E che Caitlin, che faccio? No, no, prepotente dove? Questo è un prepotente, ma veramente, io non ce la faccio proprio a vedere come prepotente. È una fighetta del cacchio. Caitlin, che faccio? No, wow, guardati, tu sì che sei un vero leader. Chiudi il becco! No, io qui non mi mischio. Un vero maschio. È tutta tua, bello. Pensa a quello che è successo stanotte. Non dico altro. Usa il cervello, idiota. Diffidente, tutto per una filastrocca? Hai sentito una donna? Oh, sì. Aspetta, hai sentito piangere una donna? Mentre fuggivi? Sì. L'hai sentita anche lui? Cosa Ryan? Sai? Anche Ryan l'ha sentita, non mi ricordo. Ancora quella storia di fantasmi, Caitlin? Non io vi farei una doccia, Abigail. Si ci sono di delle mostri, docce sono lì intorno. Veri, e voi ci siete dentro. Quel braccialetto. Quale braccialetto? Il braccialetto? Aggressivo ti sparo, ma smettila. Che fai? Che cosa fai? Provo ad aiutarti. In che modo? Cos'ha quel braccialetto? Cos'ha quel braccialetto? Nel peggiore dei casi, con questo almeno ci si può difendere. Può ucciderli. Non davvero? Credo proprio. Sì. Sì! Che cos'è? E come faccio se è Nick? Come ho detto, nel peggiore dei casi. Ora ho capito. Era un braccialetto con delle perline d'argento, l'ha rotto e ha messo le palline d'argento dentro una cartuccia di un fucile a pompa. Così avranno una cartuccia d'argento da usare nel caso venissero attaccati da un lupo mannaro prepotente e cattivo. Ora ho capito. Scusatemi, io sono un po' lento, magari voi l'avete capito Ryan, prima, l'ho spiegato. Ryan, abbassa quel coso prima di fare danni. Pensando che magari qualcuno di voi non l'avesse capito, ma probabilmente voi siete molto più intelligenti di me, l'avete capito al volo. Ecco, grazie mille signorina, ora puntalo in faccia e premi il grilletto. Su. Per cortesia. Allora, dove vive Chris Hackett? In quando non mondo. È al campo, intendo. Non ne ho la più pallida idea, onestamente. Cattivo, non te lo direi mai. Prudente, perché dovrei saperlo? No, dai, perché dovrei saperlo? Perché dovrei saperlo? Magari non dirò così? Perché voi siete i tutor, no? E siete stati qui 2 mesi. Vero. So che non è nella cantina e non posso continuare per sempre a cercarlo nel bosco. Mi serve una pista iniziale. Dove potrebbe essere? Io non ne ho la più pallida idea. In cantina? Io partirei da quella casa inquietante oltre il bosco. Ma in cantina ci siamo stati ed è scappato via dalla... Cioè, lui è scappato via in macchina, quindi non credo che sia in cantina. Cosa? Ah, è lì, è in quella casa? Sarcastico, perché devi per forza ucciderlo? Forse c'è un'alternativa, compassionevole. Senti, forse c'è un altro modo, non ci hai mai pensato? Ho passato il mio ultimo mese a non pensare ad altro. Uccidendo chi ha morso che è lì, coso? Chris? Senti, quando sorgerà il sole dovrò aspettare fino alla prossima luna piena. Così anche Max e tutti gli altri che ha morso. Questo non è un problema nostro. Prova a chiederlo ai tuoi amici del bosco vostro. Se l'ho ricordato di Nick. Infatti, è un problema vostro. Ok, avvicinatevi Nick. Di più e vi laviamo. E chi altro Ryan, è stato morso? Da qui. A parte Nick, chi è stato morso? Non c'è coso? Più tempo. Come cazzo si chiama? Se non riesco a trovare Chris Hackett, molte altre persone potrebbero finire male. Vengo con te. Cosa? Oh! A sabotarmi? Stavo per dirlo. Chris non c'entra niente? Non ci vai da solo. Chris non c'entra niente. Ti dimostrerò che Chris Hackett non c'entra niente con questo. Ci ha detto lui di rimanere al chiuso stanotte, al sicuro. Chi se ne frega? Chi se ne frega tu? Finiscila.
Finiscila tu. Bene, fai come diavolo ti pare. L'hai visto con Nick. Che femminuccio che sei. Madonna mia. E andrà tutto bene. Lo spero per lei. L'auto della polizia è rubata. Dov'è? In fondo al lago. Perché? Perché così non le avrebbero rintracciati. Era un'auto della polizia rubata. Provate a sistemare il furgone. Trovate un posto sicuro. Ma da quando è che dà ordini questo cretino? Caitlin, prendi il comando. Una o due. Sarà qualcuno di rispettabile. Non sembra una scienza esatta. Allora sbrighiamoci. Io non ce la faccio a vedere una checca come lui che dà gli ordini. Proprio veramente mi dà il volto al stomaco vederlo così capetto quando alla fine è una femminuccia. Un'ora e mezza? Come ci resta un'ora e due? È l'una e mezza. Abbiamo ancora 5 ore fino all'alba. È la strada giusta? Forse. Credo. Sì. Credi o sei certo? No, ci sta portando per la strada sbagliata il bastardo. Perché mi hai preso per una guida? Per salvare Chris. Non mi convinci, no, figli puttana. Non mi fido. Hai qualcosa in mente? Eh sì. Ci sta facendo girare in tondo per salvare Chris. Puoi solo farmi perdere tempo. Già. Ho detto no. Come? Ha detto no? E non mi fido. Scusami, ma non mi fido. Ha detto no. Più restiamo qui fuori, più saremo in pericolo. Disse l'assassina. Sai, staremmo tutti molto meglio se ti rilassassi un po'. Sì. Che problemi hai? Che problemi hai tu? Che problemi hai tu? Non mi scuso, sincero, ho passato un'estate di merda. Ho passato un'estate di merda. Sì, beh, se non ti uccide ti fortifica. Ma madonna che mia, ti sparerei dire? In faccia, ti sparerei. Non lo so, sei ancora viva, giusto? Perché fare del male agli altri? Occhio per occhio il mondo diventa cieco. No, senza perché frisa. Semplicemente... Non lo faccio per vendetta. È per salvare Max. Semplicemente tutto questo perché per un dobbiamo salvarci? Eh sì. E che cosa dovrei fare? Lasciarlo così com'è? Questo glielo devo. Perché glielo devi? Come ti ho detto, un'estate di merda. Perché glielo devi? Scusami. Perché sei in debito con Max? Ah boh, lo saprai tu. Lo saprai tu. Questa è la casa di Chris Hackett? È un Eccola. Po' col filo spinato, recinzione in ferro, non mi convince più di tanto, eh. Quindi vive in una casa Ma di campagna con la sua famiglia di zotici di campagna nella campagna del culo del mondo. Che posto è? No, ma ci vive sua madre, credo. Sua Mai madre? Stato, ma se cerchiamo risposte, beh, credo convenga iniziare da qui. Ok, ma come ci entriamo? Che intendi? Scavalcando il cancello. Come entriamo nella casa? Questa è una bella domanda. Cavalcando il cancello, non vi siete mai intrufolati in una proprietà privata? Madonna mia. Compassionevole, no, arrabbiata, da che parte stai? Vuoi smetterla di proteggerlo, ma da che parte stai? A dire il vero non ne ho la minima idea. Perché non vuoi vedere la cazzo di realtà? Beh. Cosa? Cosa? Rapimenti, omicidi, insabbiamenti. Credo che tutta la cazzo di famiglia che ti sia coinvolta. Magari tutto il campo. E magari anche tu per quel che so. Magari anche lui per quel che so. È vero. Sì, Ryan bravo, è disorientato. Vai, così si fa. Sparali. Oh, scusa se Sparali. Ho pensato che invece di c'è qualcosa stare sotto qui quel a sentire i tuoi sproloqui fosse meglio cercare attaccare. Un'altra via d'accesso. Sta per succedere qualcosa. L'ho rotto il pavimento. Avete avuto un culo tremendo. Cioè, immaginate fossero caduti sul cemento armato. Cazzo. Cioè, Ryan sarebbe morto, il che sarebbe stato bellissimo. La cicatrice. Mentre Laura sarebbe salvata. Cioè, alla fine, anche se fosse rimasta ferita mortalmente, è stata morsa. Quindi, teoricamente, non riscaldo. Stai bene? Ah, odia l'acqua. Il che vuol dire che si sta trasformando? Odia l'acqua. Eh sì. No. Potevo morire. Quindi ragazzi, basta semplicemente tuffarsi in acqua e aspettare fino all'alba morire. Dentro l'acqua, no? È un modo intelligente vivi. Per sopravvivere. È a gagliare in mezzo tranquillo. Al lago e stare lì per sempre, fino all'alba. E non ho ancora voglia di mangiarti, quindi altro significa che siamo ancora in tempo. Scopriamo come salire. Ah, un'ora o non due fino ridere. Alla sua trasformazione intendeva. Un po' sì, ora dai. Ho capito. Ora ho capito cosa intendeva. Oh mio Dio, Laura.
Che è successo? Ah, è sparito il morso. Gesù, Maria e tutti i santi! È sparita anche la cicatrice sulla faccia. E gli occhi sono diventati gialli. Ma che fai? Calma. Gli occhi sono diventati gialli. È ricresciuto l'occhio! Che figo. Che occhi grandi che hai, nonna. Non ci credo. Io mi farei mordere da un lupo mannaro nel caso rimanessi paraplegico solo per guarire. I miei occhi sono gialli. Cioè sarebbe un modo per curarsi epico. Cazzo. Ci rimane poco tempo. Sì, i suoi occhi sono gialli, che vuol dire che si sta per trasformare? Manca poco? Allora, esaminiamo un po' l'area. Non posso puntare col fucile, suppongo di dover salire. Saliamo da destra. Anche perché sembrerebbe collegato, quindi non credo che cambi qualcosa. Forza allora, forza, ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Però ho notato che nel menu di pausa me li stanno mostrando normali gli occhi, non sono gialli. Vorrei dire il colore, però non riesco a capire che colore è. Grigerde, vergrigio. Non riesco a capire che colore sia. Comunque, proseguiamo. Oh, ho sentito uno strano rumore. Sei solo tu che stai camminando, immagino. Potete fare un po' più piano invece di camminare come, non so, un plotone che sta marciando? Sapete com'è? Ah no. Oh. Hai sentito? No, no, no. Ha detto così, a così bassa voce che ho malapena sentito un soffio di vento. Forse vuole scacciarci. Non credo. O guidarci, anche secondo me. Perché se vi ricordate, nella stazione di polizia la strega di Hexquarry indicava dove stavano le munizioni di argento. Quindi forse è il suo obiettivo insegnarci un modo per... Oh. Se non ci hanno sentito prima, ora ci hanno sicuramente sentito. No, è impossibile. Com'è impossibile? Questo posto non è per nulla norma. Se la norma impone che tutto quanto debba cadere a pezzi, direi che è perfetto. Ora ho capito. Ora vi spiego. Dai, spiego forza. Una cosa che ho appena capito. Ora ho capito una cosa. Che state facendo? Vi state spintonando a vicenda? Che succede? Cristo. Comunque, stavo dicendo che nella stazione di polizia la strega di Hexquarry ci ha guidato, alla fine, se vi ricordate. Ci ha guidato verso Ambarabam Cicicocò, verso i proiettili d'argento. Quindi magari il suo obiettivo è aiutarci ad uccidere i lupi mannari? Non lo so. In più, un'altra cosa che vi voglio far notare è che quarry vuol dire cava a cielo aperto. Questa è la quarry, probabilmente, alla quale si riferiscono. Questa è la quarry. Perché the quarry vuol dire cava. Ma non quella normale, non mine, che sarebbe la miniera, ma quarry, cioè miniera a cielo aperto. Sito di scavi. Ma che razza di posto è? Un posto molto arrugginito sul quale probabilmente calpesteremo, una scala crollerà e dovremo salvarci l'un l'altro premendo i tasti corretti. Oh cazzo! Tipico cliché. Oh! Mamma mia, non ti ha mai toccato una donna in vita tua? Che succede? Sei veramente gay alla fine? Mi è venuta come Dylan? Un'improvvisa voglia di hamburger. Gli occhi non sono più gialli. Sei inquietante. Sei incinta allora? È per questo che ti è venuta una voglia così? Non ha più gli occhi gialli, ho notato. Eh no, ha gli occhi normali. Forza allora, corri. Dobbiamo essere un po' più veloci. Tanto stai già marciando come un plotone di militari. Ti sentiranno fino a fare in culandia. Oh, cavolo, è alto. Abbastanza. Non c'è niente qui. Qua sembra... Fossi un programmatore, qua nasconderei qualcosa di segreto io. Ok, un pisello non nascosto, non c'è proprio niente. È alto qui, No! Cos'è? È cuoio tu capelluto? Credi carne sfregiata. Che qui con noi ci possa realmente essere qualcos'altro? O è così, sì. O questo posto non è abbandonato come pensavamo? No, quella è un pezzo di pelle di una persona che è esplosa. Qualcuno si è trasformato qua dentro. Quello è un pezzo di cuoio capelluto. Di una persona un po' spelacchiata. Però quello sembrava cuoio capelluto. Sembrava. Scende parecchio. Sale parecchio, semmai. Cosa c'è scritto qui? Gay. No, cave. Cave in. Do not enter. Una cava, non entrare. Oh. E se uno è già dentro? Hai ritrovato il senso dell'umorismo? A quanto pare. Simpatico come un dito nel sedere, però. Almeno si sta un po' rifacendo, non è più il coglione di prima. Insomma, che tipo sei? Che vuoi un dire? Un coglione.
Quell'aria misteriosa e perennemente annoiata non si sposa con quel sentore di adoro il direttore del campo. Quindi non rientro nei tuoi parametri, intendi questo? No, sei un deficiente, questo intendo, sei un coglione, questo intende. Non era quello che intendeva. E in quali rientri? Indiscreta. E in quali rientri, allora? Niente, fa perché niente. Perché ti sei messa a flirtare? Fai sempre così. Come? Eviti il discorso. Cominci una conversazione e poi ti ritiri immediatamente dentro al tuo guscio. Esatto. Magari non mi va più di parlarti. Oh, wow, che fascino. Non ti va di parlare. Aspetta che indovino, sei single? Sì, perché? No, niente. Che stronzo. Molto brava, Laura, molto brava. È uno dei miei, cioè è il mio personaggio preferito, onestamente è il mio personaggio preferito. Mi piaceva Caitlyn, però è troppo cavolo in disparte in questa avventura. Si fa troppo puoi i cazzi suoi, non mi piace per niente rimanere questa cosa. Qui, come vuoi. Aveva che devo fare? Che devo fare? Qualcuno mangia molti spinaci. Stavo dicendo. Allora, vuoi entrare prima tu nella bella galleria che cade a pezzi o vado io? Mi sa che andrò io. Andrò io. Già. Stavo dicendo, Caitlyn mi piace, cioè aveva ruota della fortuna. Aveva l'aria di una della mamma del gruppo, cioè del capitano, però se ne sta troppo in disparte nelle decisioni più importanti e questa è una cosa che non mi piace. Invece Laura è un personaggio molto importante, sia nel prologo, sia adesso, specialmente adesso. È stata morta per più di 7 capitoli, però ha avuto le sue ragioni. Adesso che è rientrata sta sbarellando il suo pisello a destra e a manca. Cioè è un personaggio importante e questo mi piace. Questo vorrei vedere di un protagonista. Cioè dovrebbero essere tutti dei protagonisti, ma alla fine l'unico vero protagonista sembra Laura finora. O almeno è la mia sensazione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché come ho già detto la mia opinione non è empirica, non è per forza grazie, corretta. Sto bene. Ci siamo imbucati alla festa. Mai corretta. Alcol. Moonshine. Del proibizionismo. Moonshine. Qui contrabbandavano rum. Moonshine. Quindi le bottiglie hanno almeno 100 anni. Facciamoci un goccetto. È ancora facciamoci buono. Un goccetto. Buono. Non direi va mai a male. Il moonshine non va a male. Ve lo garantisco. Possiamo bercelo e diventare ciechi in men che non si dica. Ci sta. Avranno iniziato quando ha chiuso la cava. Forza. Sicuramente si guadagnava molto di più col moonshine durante il proibizionismo che con le miniere d'oro al giorno d'oggi. Ve lo garantisco. Era l'oro del proibizionismo in moonshine. Dici che ci siamo? Era la valuta del proibizionismo. Non saprei, mi sono specialmente in perso. Louisiana. Anch'io. Poi non so se siamo in Louisiana, però andiamo. Dove cazzo si trova North Kill? Boh. Ma esiste davvero North Kill? Boh. In ogni caso, dove stiamo andando adesso? Oh, stiamo cambiando personaggi, mi sa. Di solito quando fa così è perché cambia personaggio. Oh, eccola Caitlyn. Eccola Caitlyn, baita di Hackett's Quarry. Che stiamo per fare? Qual era il loro piano? Andare a cercare Jacob ed Emma, mi pare. Siamo ritornati alla baita. Come mai? Cioè, prima eravamo scappati perché è arrivato il cacciatore, quello grosso. Ma... oh! Chiudetela piano, magari la porta, sapete com'è? Ci sono delle bestie feroci che mi stanno inseguendo, magari è meglio non fare rumore. Anche se hanno una vista abbastanza acuta, quindi non credo che sia troppo importante il rumore. Che diavolo è successo? Boh. A me non sembra sia cambiato nulla. Ci sono le stesse barricate? Barricate? Onesta no, sbrigativa. Muoviamoci. Niente. Su, muoviamoci. Su, non muoviamoci. È muoviamoci. Mister H si incazzerà. Senti, cazzi se suoi? È vero metà di quello che ha detto Laura, Mister H sarà non morto. Non importa di cosa pensi Mister H. Esatto. Se la verità è quello che ci ha detto Laura, Mister H non come sarà viva per la fine Jacob? Dell'estate. Credo bene. Spero. Non spero. Andiamo a cercarli? No. Aiutarli? No. Per me la cosa migliore, la più responsabile, è cercare aiuto. Corretto. Già. E poi torneremo per loro. Corretto. E Nick? E chi Nick? Cazzo se ne frega? Che cazzo se ne frega di Nick? Avete visto che coglione che è diventato? Mi ami? No, tu non mi ami, ti lancio contro un armadietto. Anche se mi dici che mi ami, io non ti credo. È questo, quindi Nick può anche morire per quel che mi riguarda. Fermo. Oh! Che c'è? No, vi ricordate? No. C'è qualcosa dentro. C'è qualcuno dentro. Non lo so. Emma è entrata dentro ed è stata morsa.
Lì dentro c'è Emma. Lì dentro c'è Emma ed è diventato un lupo. No, non aprire. Non aprire. No, quella Emma. È Emma che è diventato un lupo mannaro. 100%. Mi scommetto le mutande. Apro la porta. Non Io non lo farei. Ti picchio. Sparali a una mano. Sparali a quella cazzo. Tu non puoi essere così stupido, madonna. Questa è Emma. Emma. No, spara. Oh, suino. Suina. Emma, ne sono sicurissimo. Anche i vestiti sono quelli di Emma. Vedete i jeans blu e la maglietta bianca. Emma. Credo che se non avessimo sparato sarebbe morta. Abigail. Credo. Oppure se non l'avessimo sparato lei sarebbe corsa nella cantina e sarebbe provato, sarebbe rimasta rinchiusa con il lupo mannaro e sarebbe stata una mezza colluttazione, sarebbe stata morsa, oppure sarei dovuto scappare per le scale che avevo rotto precedentemente con Dylan. Quindi avendole rotte probabilmente sarebbero rotte e io sarei morto. Avete capito? Le conseguenze delle mie azioni di prima. Se non fossi sceso con Dylan verso il capitolo 2 mentre indagavamo nell'ufficio di Hack di coso di Chris, probabilmente lei sarebbe scappata tranquillamente sulle scale. E invece adesso, se fosse scappata sulle scale, tac, sarebbe rimasta preda del lupo. 100%. Fatti sotto, stronzo! Stronza. Sparale. Che cazzo stai facendo? Perché mai dovrei guardare? Vuoi morire? Vuoi forse morire? Oh Gesù bambino. Sarebbe meglio iniziare a scappare. Oh mamma mia. Non le fai minimamente male. Perché non te ne sei rimasta in cantina? No, non lo uso. Non voglio uccidere Emma. Non lo voglio usare. E se fosse Nick? E se non lo è? No, è Emma questa. Guardate i vestiti, è Emma. No, utilizziamo il proiettile normale. Questa è Emma. Proiettile normale. Sperando che scappi via. Oh, è scappato via. Però adesso è nella foresta. Ah, però non c'è nessuno nella foresta dei nostri, quindi teoricamente siamo tranquilli. Non abbiamo nulla di che preoccuparci. Indovina un po' che cosa manca? La spatola rotante! Perché un bambino coglione l'ha rubata. Vuoi ripararlo? No. Mi mancano dei pezzi. Tipo la spatola rotante. C'è un deposito qui vicino. Quindi il deposito dove ripararlo? Lavora Bob. Beh, vi ricordate? Non te lo prometto, ma questa è la nostra speranza. Chris ha detto che Bob mi ha detto che mi hai portato mi una macchina un a Travis. Perché hai di meglio da fare? Non morire? Sì, piacerebbe anche a me. Per questo voglio andarmene. Ok, anche se quello che dici è logico. Logico? E ha senso. Non sono ancora del tutto convinto. Rimani qui e non rompere i coglioni. Meglio se rimane lì. Non serve che venga. Perché mai dovremmo separarci? Perché mai nei film horror bisogna sempre separarci, eh? Perché mai dovremmo separarci? Noi stiamo andando al deposito di rottami a vedere se magari riusciamo a trovare... ok, siete sicuri? Sì. Certo, non muoverti! Ciao! Non può succederti niente lì! Bella! State attenti! Magari non fare rumore? Stavo dicendo, vi ricordate che mentre eravamo in prigione Travis ha detto a Chris che Bob ha smantellato una macchina che gli è stata portata, una macchina abbandonata che apparteneva ai due tutor che sono scomparsi. Quindi stiamo andando a quella discarica dove lavora Bob e sostengo che Bob magari sia un abbreviativo per Caleb, potrebbe essere suo figlio o magari... No, il ciccione è Bob! Cos'è stato? Il ciccione potrebbe essere Bob perché Caleb Bob. Cos'è stato? Oh, niente. È sua madre. Abbiamo ospiti di sotto. Basta con gli spargimenti di sangue. È la madre di Travis e di Chris. È quella che le ha fatto il bigliettino di compleanno lì. Ok, ora ho capito. Silenzio. La donna dei film horror è la madre dei Hackett. È mamma Hackett. Sembra molto stronza, Sembra molto stronza. Camminare. Oh, sembrano delle botti di vino. Oh, l'imperatore. Quante carte? Ho trovato addirittura due carte. Pensavo ci fosse una carta per capitolo. Quante carte ci sono? Oh, X cosa? X tua sorella. X cosa? Posso andare di qua? Cosa c'è di qua? È palese che io debba andare nella stanza rossa e so già che cos'è la stanza rossa. L'unica stanza rossa che abbiamo visto finora è quella dove tenevano rinchiusi i lupi mannari. Il lupo mannaro è Jacob. Quindi possiamo liberare Jacob magari. Che cosa? Distillatore?
Qui distillavano il moonshine. Una vecchia distilleria. Già. Gli affari andavano bene. Eh sì. Non è difficile montarne una. Può sembrare impossibile, ma è davvero una cosa facile montare un distillatore. Davvero facile. L'importante è utilizzare i metalli giusti. Oh, un'altra carta! L'importante è utilizzare i metalli giusti, perché se utilizziamo metalli come rame, piombo, comunque qualsiasi cosa che non sia acciaio, rischiamo di... Acciaio o ferro? Anche il ferro non va bene, perché comunque arrugginisce, però... Qualsiasi cosa non sia un metallo buono, rischiamo di avvelenarci. Rischiamo gli avvelenamenti da metallo. Non lo dico perché sono un distillatore. Per favore, non denunciate la polizia. Non è così che arrotondo il mio stipendio. Non lo dite alla polizia, vi prego. Allora, lì vedo... Ho visto qualcuno. Ho visto qualcuno e mi sembrava un qualcuno in mutande. Oh! Cerca di non scivolare. Attento! Tutto ok. Piuttosto che dire attento, magari sparagli al ginocchio col fucile, così non scivola più. Ma si trascinerà e non scivolerà mai più. Essendo già a terra, mi sembra impossibile scivolare, non credete? La mia intelligenza, che livelli che raggiunge? Da lì dentro. Non lì sopra, da lì dentro. Mi pare di aver visto Jacob sulla destra e Lupo sulla sinistra. Eccolo qua. Giacobino, che cazzo stai facendo? Stai meditando? Tieni la schiena dritta, ragazzo, sennò ti verrà... Ehi, sono Ryan. Cristo, che ti hanno fatto? Che cavolo c'ha? È vero, che problemi ha? Sei cagato sotto per la paura? Apri la gabbia? Mi sa che prendiamo la scossa. No, no, se apriamo la gabbia prendiamo la scossa, meglio di no. Ehi, non farlo. Già. Meno male. Probabilmente sarebbe morto. Ma comunque sarebbe fatto molto male. Devi tirarmi fuori. Oh, come? Ti sei ripreso? È elettrificata. Ascolta, c'è un pannello laggiù nell'angolo con gli interruttori, ok? Ho visto questo tizio, quello del bosco, che lo usava. Buono sapersi. Ma Market, cos'hai da dire? Perché sei qui, Travis? Non stai fuori con gli altri? Perché mi mancavi, mamma. Come dicevo, è tutta la notte che badiamo a quei ragazzini. Tutti i bambini giocano in giro e tu sei sempre dentro casa a fare niente, Travis. Esci a giocare con gli altri bambini. Va bene. Esci in piena notte a giocare con i bambini. Beh, che lì... è morta. Sì. La stanno portando qui. Sta per avere un attacco, una crisi. So che ti manca qualche rotella, ma non può morire qua. So che ti manca qualche rotella? Come, quale cazzo di madre parla così a suo figlio? Ma quale mamma parla così a suo figlio? So che ti manca qualche rotella. Ma vuoi una testata sul muso? Che problemi c'è? Lo stato. Proiettile d'argento. È morta. Madonna mia. No. Te l'ha detto 3 volte. Non è un pesce ad aprile, visto che siamo ad agosto. Ok che inizia anche il mese d'agosto con la A, però non è aprile. No. Non mia nipote, la mia unica nipote. Hai anche Kaylee, un nipote? La hai mia anche un nipote? Kaylee, poi Travis può dar... di merda! Ma non è colpa sua. Che ti ha fatto? Ma non è colpa sua. Non è colpa sua. Che gli hai fatto? Anzi, forse sì. Indirettamente è colpa sua, perché è lui che si è fatto fregare, loro è scappata e così di conseguenza ha ucciso. Effettivamente sì, è abbastanza colpa sua. Però... non è colpa sua, ma neanche, non è direttamente responsabile, diciamo, per la sua incapacità. Le hanno sparato, te l'ha detto. Le hanno sparato, non che l'hai fatto, le hanno sparato, non è stato lui. Ti hanno morso? Ma è pazza. Fermala ora? Che sta facendo? Sì, fermala. Ferma! È lui! Pensaci, perché lo chiuderebbero in gabbia? E allora chi diavolo è lei? Lei sa cosa fare. Hai già sbagliato una volta, potrebbe essere Nick. Il tuo amico? Ehi, sentite, ok? Hanno detto che avevano già potrebbe preso tutti Nick. Noi. O qualcosa così. Chiunque sia, non... Non ho visto non i vestiti, comunque. Non so chi Ricorda, sia. Ricorda, niente più errori. È promesso. Sì. Corretto, è già ucciso una persona innocente, è meglio non uccidere ne altre. Devi tirarmi fuori. Perché non avrebbe senso rinchiudere uno dei loro, come Chris, per esempio, là dentro. Un proiettile d'argento. Era mio, era... L'hanno rubato. Me l'hanno preso. Oh. Tu, razza di idiota! Oddio mio.
tu, lurido pezzo di merda schifoso. Come parli a tuo figlio, mamma mia. Va via, sparisci. Io non ci credo. Quale madre parlerebbe mai così a suo figlio? Sono vicini. Fossi il marito la picchierei. E non picchierei mai una donna io. Non l'ho mai fatto e non inizierò mai, però. Se dovessi iniziare, inizierei da quella vecchia. Solo per come parla sua figlia. Aiuta, Jacob. Ok, ok, ok. Guidami. Non si abbandona allora, nessuno dietro. Nessuno si abbandona dietro. Sempre Fidelis. Aprire la mia porta e quella porta. Ma di certo non quella. Oh, grazie, detective. Ehi, fanculo, ti sto aiutando. No, fanculo, tu, io sto aiutando. Taci. Ma non sei okay, sporco di sangue. Su quel muro laggiù una scatola. Teoricamente dovrebbe essere sporco di sangue. Usa gli interruttori per isolare le gabbie. Ok, resta qui. No, no, fatemi pensare. Okay. Teoricamente lui, Jacob, è sporco di sangue, quindi... Teoricamente, anche se aprissi tutte le gabbie, non dovrebbe essere attaccato dal lupo. Allora, 5... 3 e 5, dobbiamo aprire la 3 e la 5. Fermo, fermo. La 3 e la 5 dobbiamo aprire. Interruttore 3 ed interruttore... Interruttore 3, sì. E non lo so qual è l'altro. Non vedo l'interruttore 5. Non posso riguardare. Facciamo 4. Troppo pericoloso. Sì, perché faccio. Ok. Farò. Ok, scusami, ti prego, ti prego. Porca merda. Dillo che sta uscendo. Sei sicuro qui? No, 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 cosa? Mi dispiace. No, 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 dai, ti prego. Torniamo. Ho sbagliato. Sì, ho sbagliato. Dai, Ryan, ti prego. Ok, non sai che mi faranno. Andiamo. Fammi uscire, non puoi lasciarmi qui! Non ho aperto la 3, scusami, ho aperto 3 e 4, teoricamente doveva aprirsi. Molto strana sta cosa. Cristo santo! A Jacob non piace. Mi dispiace. Ci ho provato, ho sbagliato, ok? La mia... Dio, non la mia nipotina. La mia Kaylee, la mia Kaylee. Se lo ripeti non cambierà l'esito. È morta, punto. Piangi un po' e vai avanti. Madonna mia, come sei. Ma non devi odiare tuo figlio. Tu hai tenuto quegli stramaledetti tutor nella tua cazzo di prigione per 2 mesi interi, giusto? Giusto. E ora vieni a dirmi che invece di ficcare un proiettile in ognuna di quelle luride testoline che cazzo merda. Tu hai dato loro i tuoi proiettili d'argento e loro hanno ucciso la mia Kaylee, è questo che intendi? Guarda che persona di merda. Basta spargimenti di sangue, l'hai detto tu. Tu sei deficiente. Non conta più niente ormai. Ma se fossi stato io o Bobby, allora? Sarebbe stata contenta. Era la tua famiglia. Un bravo ragazzo protegge la famiglia. E tu non lo sei. E tu che cosa sei, scusami? Potessi tornare indietro. Dici che lui ha dei problemi lo mentali, ma in un tu secondo, stai ma non dicendo posso di sparare delle persone innocenti così? Io non riesco a capire perché non hai sistemato il problema quando avresti potuto. Sistemato il problema? Non è sistemare ma uccidere senti due persone innocenti. Sì che mi sento, sono vecchia, ma non sono sorda. Ma sei sono rincoglionita. Sono un poliziotto. Oh, quindi ora sarei cieca, coglione. Madonna mia. Vai in giro con quel distintivo come se valesse milioni. Ce l'hai solo perché Hank è morto in quel rogo di zingari. Ma... Niente ma! Oh oh. Non provarci. Ora siediti, ti prego. Non darmi ordini. Ti prego. E non andare in giro credendo di essere migliore degli altri, perché non lo sei! È anche morto in quell'incendio di zingari, il che vuol dire che... Freak Show, mi viene da pensare, incendio di zingari, Freak Show è quello del giornale, quindi teoricamente gli eventi potrebbero essere collegati. Comunque gente, facciamo che riprendiamo, mi dispiace terminare l'episodio in un momento clou come questo, però mi tocca, mi dispiace. Per ora terminiamo qui l'episodio, ci vediamo nella prossima puntata, quindi salutiamoci. Mi ricordate di lasciare un commento per farmi capire cosa ne pensate della serie, un like magari se vi è piaciuto il video, oppure di condividere con i vostri amici e iscrivervi al canale per sostenermi. Vi auguro una bellissima serata e ci vediamo nel prossimo video. Bella bella!